sono presso lo stand di Tecnopool in compagnia dell'amministratore delegato dell'azienda, la signora Michela Lago. Signora Lago, siamo ad IBA. Come sta andando la fiera e cosa avete portato? La fiera sta andando benissimo, è partita già sabato in maniera veloce, con tante persone, abbiamo sempre avuto lo stand pieno. Anche ieri, che era domenica, pensavamo di avere molte persone in meno, invece ce ne sono state tantissime. Con continuo dalle 9:30 di stamattina, sia sotto che sopra, abbiamo tantissimi clienti, sia del sud-est asiatico che dal Giappone, tanti sudamericani. Importantissimi, ci sono anche tanti italiani, aziende grosse e forti che stanno ritornando. Che cosa avete presentato a IBA 2015? Allora, a IBA 2015 abbiamo presentato il forno. Questo è un forno venduto a un nostro cliente italiano già grosso e abbiamo voluto, invece di portare una spirale semplice, portare questa che è un po' più complessa, anche se ci ha impegnato un po' di più nel montaggio. Poi abbiamo presentato una friggitrice che abbiamo messo nell'altro stand dall'altra parte, che è Alit, che è un'azienda che abbiamo acquisito quest'anno, è stato un lavoro dall'anno scorso a quest'anno. E poi abbiamo riportato il nostro forno compatto con cui facciamo le prove, i test qui in fiera e facciamo vedere il processo di cottura ai nostri clienti. Quindi tante cose, tante novità e tante cose interessanti da vedere presso il vostro stand ad IBA. Sì, decisamente, e come potrei dire qualcosa di diverso. Senta, Tecnopool è un marchio storico, voi siete della provincia di Padova, ma siete noti da decenni sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda il mercato estero, quali sono i paesi per voi più interessanti? Beh, decisamente il Sud America, negli ultimi 3-4 anni è stato interessantissimo. Abbiamo acquisito anche dei gruppi molto grossi che sono leader in tutto il Sud America e sono nostri clienti, tra cui per esempio l'AF, il gruppo Walmart con Aliserve, il gruppo Bimbo, che si estende sia in Sud America che in Nord America. Poi anche Stati Uniti e Canada vanno molto bene e stiamo lavorando parecchio con loro, e vuoi anche per il discorso del cambio più favorevole che ci ha dato un po' una spinta e una mano da questo punto di vista. Poi il sud-est asiatico va sempre bene, Thailandia, Filippine, Indonesia, Giappone, va benissimo come paese, infatti abbiamo anche dei giapponesi qui in questo momento. E l'Europa si è un po' fermata, diciamo. In Italia abbiamo ripreso bene, però ci sono dei grossi gruppi che lavorano, quindi quello è ok. La Russia, con il problema del rublo, ha calato parecchio, perché dai 4-5 milioni di euro di fatturato che si potevano fare, adesso siamo 1,5, è un po' sceso, ecco. Beh, comunque vi vedo molto attivi, comunque. Sì, se non è, fortunatamente, lavorando soprattutto all'estero, il mondo è grande, e se non si lavora da una parte, si lavora dall'altra. A Tecnopool, dopo IBA, parteciperà ad altre fiere? Beh, contemporaneamente ad IBA stiamo facendo la Process Expo a Chicago e abbiamo altre due persone che sono lì, dove presentiamo un'altra Virtual Room e abbiamo anche una nostra macchina come una spiralina, così, di quelle che usiamo da fiera. Poi avremo la Gulf Food qui a novembre, e a Dubai, ad aprile l'anno prossimo avremo l'Europen e la fiera Modern Baker in Russia. E ci sarà verso settembre-ottobre l'IBA di Las Vegas ancora e un'altra Process Expo sempre a Chicago, PAC Expo, una cosa simile, non ricordo esattamente il nome. Questo. Quindi impegnatissimi in tutto il mondo. Impegnatissimi per parlare delle fiere più grosse, poi ne facciamo di più piccole in collaborazione con i nostri agenti, sempre col nostro stand, però magari in Turchia e in altre parti. Signora Lago. Di 20 fiere l'anno. Quindi insomma sempre in giro. Signora Lago, ci dia una carrellata veloce di quello che è un po' la tipologia e la produzione di Tecnopool e a chi si rivolge come target di aziende. Beh, la nostra tendenza è quella di collocarci nelle linee complete, infatti abbiamo acquisito anche Alit per poter sviluppare linee complete, come vedete anche dalla cartellonistica esposta, dalle Mero che ci sono qui. Cerchiamo di andare di prendere tutti i prodotti dopo la make up line, e dalla lievitazione alla cottura,
al raffreddamento, poi al confezionamento, utilizzando sia le spirali, che sono quello che abbiamo sempre fatto, ma inserendo anche una serie di prodotti che fa Alit, come step proofer o step cooler, che si vanno per diverse tipologie di prodotti in modo da poter garantire a 360 gradi la linea completa ai nostri clienti. Ecco. Chiarissimo. Un'ultima informazione, voi siete qui quest'anno con una novità molto particolare di cui noi sappiamo, cioè la Virtual Room. Spieghiamo un attimo che cos'è e perché avete scelto questo tipo di tecnologia. Allora, questa tecnologia l'avevo vista la scorsa edizione all'Interpack presso un'azienda, quindi ho voluto cercare di ricreare la stessa cosa, perché permette di far vedere ai nostri clienti qual è il funzionamento della macchina, di vedere com'è la linea, infatti abbiamo anche inserito la friggitrice, e vedere quali manutenzioni si possono fare, qual è il giro dell'aria nella lievitazione, il giro dell'aria nel raffreddamento forzato e altre cose che non sarebbero visibili e sarebbe possibile portare qui in fiera. Visti in 2D non rendono e lì invece sembra di toccare la macchina. È un qualcosa che vorrei portare sempre alle prossime fiere, ci credo molto, e rende benissimo l'idea di come è fatto un impianto. Qui posso portare un pezzo di una macchina con un grande dispendio di energia. A Chicago ho deciso di portare solo la Virtual Room con una macchina piccolissima. Lei ha colto precisamente quello che è l'utilità di una tecnologia. In metri quadri riusciamo a rappresentare quello che altrimenti necessiterebbe di un capannone intero. Quindi. Come reagiscono le aziende, magari non clienti, anzi soprattutto quelli nuovi, che si trovano di fronte a una presentazione in più che 3D? Sì, perché capiscono il reale funzionamento e cosa facciamo. Con un Deprian non riusciamo a spiegare la stessa cosa, neanche con un video. Riesce a spiegarlo solo portando il cliente in uno stabilimento, cosa non sempre possibile, perché tra concorrenti e altre cose, entrare in produzione, stiamo parlando di alimenti, è sempre una cosa delicata. In questo modo hanno le idee chiarissime. Anche più che chiare, perché comunque voi potete far vedere le vostre tecnologie, le vostre macchine, anche da angolazioni che una persona fuori da una macchina non sarebbe in grado di vedere. Per esempio, la friggitrice riusciamo a far vedere come viene aperta la vasca, come si può fare lo svuotamento dell'olio, la pulizia e come rimontarla. Stiamo parlando di una vasca di 12 metri che altrimenti renderebbe un po' difficile chiarire le idee. Anche il ribaltamento dei crafen, per esempio, che corrono sull'olio da una parte poi vengono ribaltati e dorati dall'altra, si riesce a rappresentarlo benissimo con questa. Ho visto delle altre friggitrici esposte qui in fiera e nessuno ha una... Non è efficace? No, non è efficace, c'è il solito video in 2D, ma non rende come la stanza virtuale. E soprattutto poi per un'azienda come voi, che ha tante gamme di tecnologia, tante tipologie, è grande l'efficacia ma anche il risparmio nel poter portare più macchinari, più impianti ad una fiera, ad esempio come IBA. Abbiamo una novità anche da questo punto di vista. Quindi Tecnopool è avanti anche sotto questo punto di vista. Signora Lago, allora io la ringrazio, ci rivediamo a Dubai al Gulf Food Manufacturing e adesso andiamo a visitare la vostra Virtual Room. Grazie tantissimo dell'opportunità e ci vediamo in fiera. Ci vediamo.